Io sono nato in India e fino a 11 anni sono rimasto lì. Poi sono venuto qui per motivi di famiglia, insomma. Il babbo veniva, cioè, lavorava qui. E qui mi trovo bene, ho gli amici tutti qui. Ormai, cioè, in India non mi conosco nessuno, mi conosce nessuno tranne i parenti. E, che fa conto, la mia vita è qui praticamente, in Italia. E io ho cominciato a giocare a cricket da piccolino, come qui giocano i ragazzi a calcio, insomma, da piccolini, insomma. Penso che per loro è anche un'opportunità più che altro, perché le aiuta, perché cioè io quando sono arrivata qui, per esempio, cioè ho avuto amici che mi hanno sostenuto, non è che mi hanno preso in giro così, cioè sono stata bene. Quando sei arrivato, non è che alcuni li possono prendere anche in giro per la nazionalità, alcuni anche per il colore, ma a me non è successo mai, sì che. Trasferirmi in un paese straniero sarebbe difficile perché, cioè, primo anche farsi conoscere dagli altri e poi dovrei lasciare i miei amici che sono qui e insomma non è. Cioè dipende dove si trovano questi ragazzi, se trovano una classe, un posto dove li accoglie gentilmente, insomma gli danno un lavoro, cioè, gli spiegano le cose, si trovano bene, ma in altri posti se c'è il razzismo, cioè, non ci vivono, è peggio del loro paese. Si trovano abbastanza bene perché ce ne sono molti, invece di far coppia con noi, però con noi italiani lo fanno con altra gente sempre della loro nazionalità. Uno viene da un altro paese e qui non conosce nessuno, trovarci le amicizie, poi se nessuno lo vuole ci sta male dentro. Poi quando un bambino ha conosciuto i suoi amici, poi dopo diventa un bambino insomma come quell'altro. C'è qualche immigrato che certe volte dà noia a me, per esempio vicino a casa mia c'è uno che nella notte di Halloween perché gli si dava noia, si passava motorini e si tirava le mitragliette e gli dava noia. Ci ha detto di smettere. Non è giusto. Questi ragazzi sono stati bravi, veramente bravi. Alcuni sono troppo interessanti. Cioè, sì.
se qualcuno è interessato, cioè, potrebbe venire magari a tutte le domeniche con noi a fare gli allenamenti, magari non con la pallina tennis, insomma, con la palla vera, insomma, giocare con il cricket vero, praticamente.